voglio analizzare con voi alcune delle credenze più comuni che erano anche le credenze di alcune delle nostre pazienti PESPA. Perché le donne che voi vedete che sono belle, sorridenti, che sorridono, che seguono PESPA, che perdono i chili, anche loro avevano queste credenze limitanti, erano scettiche proprio perché avevano tutte queste credenze che adesso vi vado ad elencare. Per esempio, una delle credenze più diffuse che deriva da esperienze passate negative è perdere peso è estremamente difficile. Questa credenza, signore mie, può portare ad un senso di scoraggiamento prima ancora di iniziare un percorso di dimagrimento, influenzando negativamente la motivazione. E questa credenza è data, lo vedremo anche dopo successivamente, è data da insuccessi precedenti. Quindi perdere peso non è difficile, è che purtroppo fino ad oggi sei incappata in dei percorsi che ti hanno fatto credere che la perdita di peso sia difficile. Ti hanno fatto credere che per perdere peso tu dovessi eliminare i carboidrati, dovessi eliminare i dolci, dovessi prendere pillole, beveroni, goccine, pastigliette. Devo seguire una dieta restrittiva per vedere i risultati? No. Credere che solo attraverso restrizioni severe si possa perdere peso porta a cicli di dieta yo-yo, sensi di colpa dopo aver mangiato e potenzialmente a disturbi alimentari. I disturbi alimentari, non in tutti i casi, ma nella stragrande maggioranza dei casi, sono causati proprio da diete restrittive. Diete restrittive possono portare a disturbi del comportamento alimentare. Alcune persone sono semplicemente destinate ad essere sovrappeso a causa della genetica. No, no. No, non esistono le ossa grosse, no, non è un fattore di ho le ossa grosse e la mia costituzione perché ho le ossa grosse, non è questo. Essere in sovrappeso è il risultato di un disequilibrio alimentare o di aver seguito diete troppo restrittive che possono influenzare il tuo metabolismo, l'abbiamo visto prima. Quindi la chiave è lavorare per riattivare il tuo metabolismo e ristabilire un rapporto sereno con il cibo. Sereno con il cibo. Mangiare dopo le 20 fa automaticamente ingrassare. Non fa ingrassare. Perché il tuo corpo non tiene conto dell'orario. Cioè, il corpo non è che dice «Ah, la dottoressa Saccone cenerà alle 11 di sera, no, la facciamo ingrassare». No. Ciò che conta è l'equilibrio a tavola, non l'orario specifico in cui mangi. I carboidrati fanno male. I carboidrati sono una fonte essenziale di energia. Non fanno male se assunti con equilibrio. E possono essere assunti, dato che è una domanda che sicuramente mi farete, voi potete mangiare sia i carboidrati semplici che complessi. Banalmente, potete mangiare sia la pasta bianca che la pasta integrale. Perché fondamentalmente sono la stessa cosa. Se voi andate a vedere le calorie della pasta bianca, le calorie della pasta integrale sono le stesse. Che cosa cambia? Che la pasta integrale semplicemente ci apporta un quantitativo di fibra maggiore. E se volete evitare di avere picchi insulinici, semplicemente bilanciate il pasto aggiungendo proteine e verdure alla pasta bianca. Il gioco è fatto. Non c'è bisogno di mangiare pasta integrale. Oppure un'altra credenza. I grassi sono nemici della perdita di peso. No. No, no, non è così. I grassi sono cruciali per il funzionamento del corpo e aiutano anche nella perdita di peso, promuovendo la sazietà e migliorando il metabolismo. I grassi, come i carboidrati, come le proteine, come gli zuccheri, come questo, come quell'altro, sono essenziali per la nostra salute. Punto. I dolci sono vietati? No. Come abbiamo detto prima, la consapevolezza è la chiave. Privarsi porta a desideri intensi e a buffate. Quindi è possibile godersi i dolci con equilibrio all'interno di un'alimentazione consapevole. Bisogna fare esercizio fisico estremo per perdere peso? No, non c'è bisogno di spaccarsi in palestra e non c'è bisogno neanche di spaccarsi di esercizio fisico. L'attività fisica regolare e moderata, 20 minuti, 30 minuti, un paio di volte a settimana, è sufficiente per perdere peso in modo efficace e sostenibile. Infatti io dico sempre, non è importante il dove ti alleni, ma il come ti alleni. Le diete detox sono necessarie per perdere peso? No.
Il corpo è naturalmente dotato di sistemi per eliminare le tossine. Il nostro corpo, per fortuna, ha all'interno degli organi che sono deputati alla purificazione del nostro corpo. Noi abbiamo il fegato, i polmoni, la cute, che ci aiutano nell'espulsione di quelle che possono essere le tossine. Quindi le diete detox non depurano niente, non sono necessarie per la perdita di peso e sono dannose. Sono dannose perché? Perché eliminano gruppi interi di alimenti. Perdere peso è una questione di volontà. Se non si riesce è per mancanza di impegno. E no, signore mie, se non riesci a perdere peso non è per una mancanza di impegno, ma per assenza di un metodo che funzioni e sia sostenibile. Non è mancanza di volontà, perché la volontà non ci manca mai. Non è mancanza di impegno, è per una questione che non hai un metodo. I prodotti dietetici o a basso contenuto calorico sono sempre la scelta migliore. Non necessariamente, signore mie. Molti prodotti dietetici contengono zuccheri aggiunti o comunque contengono più grassi per andare a compensare il sapore. Quindi non c'è bisogno di prendere prodotti dietetici o a basso contenuto calorico. Potete prendere tranquillamente la Nutella. Non dovete prendere la crema proteica fit. Perché se voi mi andate a vedere, se voi andate a vedere le etichette nutrizionali, i valori nutrizionali, vedete che la Nutella che costa 5 euro e la crema proteica che costa 15 euro, perché c'è scritto proteica, hanno gli stessi valori nutrizionali e hanno anche magari gli stessi ingredienti. È necessario eliminare lo zucchero dalla dieta per dimagrire? Questa è un'altra credenza limitante, limitantissima. No. Come abbiamo già detto, un approccio equilibrato che permette anche l'assunzione di zuccheri è molto più sostenibile e realistica a lungo termine. Quindi gli zuccheri non sono il male assoluto. Nessun alimento è il male assoluto. Io dico sempre, gli alimenti sono neutri, i cibi sono neutri. È nelle nostre mani decidere se quella cioccolata sul lungo periodo potrà essere dannosa, tra virgolette, se il pollo potrà essere dannoso oppure no. Gli alimenti senza glutine sono più salutari e aiutano a perdere peso? No. Gli alimenti senza glutine non li dovete mangiare a meno che voi non abbiate la malattia celiaca. Quindi se non potete mangiare glutine, ok, dovete mangiare ovviamente la pasta senza glutine, per esempio, se presentate la malattia celiaca. Ma se non presentate la malattia celiaca, non ha senso mangiare prodotti senza glutine. Anche perché gli alimenti senza glutine non sono più salutari. Possono avere lo stesso numero di calorie o addirittura di più rispetto ai prodotti che contengono glutine. I frullati sostitutivi del pasto sono essenziali per perdere peso. No, non è assolutamente così, l'abbiamo detto prima, c'è scritto anche nella slide, è sottolineato, è scritto in tutti i modi possibili e immaginabili. Non esistono prodotti magici per perdere peso. Se vuoi perdere peso, non devi prendere pasti sostitutivi, non devi prendere pillole, non devi prendere beveroni, goccine, pastigliette, sciroppi e compagnia bella. I prodotti integrali fanno dimagrire? Assolutamente no, l'abbiamo detto prima. I prodotti integrali hanno semplicemente più fibre e micronutrienti. Le calorie sono l'unico fattore che conta nella perdita di peso. Basta che mangio di meno e dimagrisco. No, non serve mangiare di meno. Non serve neanche essere lì ossessionate dal contare le calorie, dal sapere quante calorie state mangiando. Bisogna imparare a mangiare in modo consapevole ed inclusivo affinché la perdita di peso sia duratura nel tempo. Ma io non sono più giovane, dottoressa, ma lei parla, ma lei è giovane. Io ho 50, 60, 70, 80 anni, 90 anni, ho 100 anni. Io non posso dimagrire. Mamma, io vi sento, mamma, come vi sento. Io vi sento che voi dite, vabbè, ma lei è giovane, dottoressa, lei dimagrisce perché è giovane. Ma quando mai? Ma quando mai? Che io prima non avevo un equilibrio alimentare ed ero grassa. Ma quando mai? La chiave per perdere peso a 50 anni, così come a 20, a 15, a 30, qualsiasi sia l'età, risiede nell'approccio e nella strategia che si adotta. Con il giusto metodo la perdita di peso è non solo possibile, ma può anche portare a un miglioramento complessivo della qualità della vita. Signore mie, la donna più anziana che seguiamo con FESPA, 84 anni, dimagrisce a 84 anni.
Non riesco a dimagrire perché sono in menopausa. No, la menopausa non fa ingrassare. Sono sempre comportamenti alimentari disfunzionali a portare ad un aumento di peso. Ho problemi di tiroide, ho la patologia XYZ, sono presento le intolleranze, insulino resistente, fibromialgia, endometriosi. No. Allora, le condizioni mediche, signore mie, vengono gestite nella stragrande maggioranza dei casi con un farmaco. Nel caso della tiroide, per esempio, quando noi seguiamo delle donne, ad esempio, che hanno problematiche con la tiroide, quindi magari presentano tiroiditi o non hanno più la tiroide, hanno subito quindi un intervento di rimozione della tiroide, le seguiamo e perdono peso. Perché? Non perché ci sia una magia nera dietro, ma semplicemente perché nel caso della tiroide si prende un farmaco. Solitamente il farmaco che si prende è l'Eutirox. Poi ci sono tanti altri farmaci che più o meno contengono sempre le stesse cose. Il principio attivo dell'Eutirox è contenuto anche negli altri farmaci che cambiano nome, ok? L'Eutirox che cosa fa? Va a sostituire la funzione della tiroide. E quindi è come se il nostro corpo col farmaco funziona come quello di un soggetto sano. Quindi se hai una patologia, non è quella che ti sta impedendo di dimagrire, perché altrimenti dovrebbe impedirti anche di ingrassare. Quindi come si possono modificare le credenze e non essere più schiave di diete, di pillole, di beveroni, di trend del momento? Il primo passo per superare quelle che sono le credenze limitanti è riconoscerle. Questo può essere un passo un pochino difficile, perché alcune credenze sono talmente radicate dentro di noi che non riusciamo a metterle in discussione. Cioè, noi non riusciamo a dire: porca miseria, è vero, i carboidrati non fanno ingrassare, perché mo che ci penso, io comunque non mangiandoli non sono dimagrita. È un esempio, ok? Quindi il primo passo è quello di riconoscere le credenze. E quindi vi chiedo, signore mie, quali sono le tue credenze limitanti? Scrivetemele nei commenti. Quali sono le vostre credenze, quelle che avete riconosciuto nel corso di questa diretta? E ne ho citate alcune, perché se avessi citato tutte le credenze limitanti, signore mie, qua insomma se fa notte, se fa giorno, perché da me già è notte. Quindi, quali sono le tue credenze limitanti che hai scoperto nel corso di questa diretta?